Diritto del lavoro, video lezione numero 10. Tutela del lavoro minorile e tutela contro le discriminazioni nel rapporto di lavoro, parte seconda. Tutela della sicurezza, divieto di licenziamento, dimissioni e diritto al rientro. Il legislatore impone specifiche misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a 7 mesi di età del figlio. È necessario però che la lavoratrice abbia informato il datore di lavoro del proprio stato. Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici e visite mediche specialistiche. Per la fruizione di tali permessi, le lavoratrici devono presentare al datore di lavoro la relativa documentazione giustificativa attestante la data e l'orario di effettuazione degli esami. È vietato inoltre adibire le donne al lavoro dalle ore 24 alle ore 6 dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. Non sono obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a 3 anni o in alternativa il lavoratore padre convivente con la stessa, e non è obbligato a prestare lavoro notturno nemmeno la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a 12 anni. È vietato altresì adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. Il datore di lavoro ha l'onere di valutare i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici. Qualora i risultati della valutazione rivelino un rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinché l'esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata, modificandone temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro, informando le lavoratrici ed i loro rappresentati per la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate. La lavoratrice è altresì spostata ad altre mansioni nei casi in cui i servizi ispettivi del Ministero del Lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice stessa, accertino che le condizioni di lavoro ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna. La lavoratrice adibita a mansioni inferiori a quelle abituali conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale. Il divieto di licenziamento e dimissioni, il diritto al rientro. A tutela delle lavoratrici madri è stabilito il divieto assoluto di licenziamento, di sospensione dal lavoro e di collocamento in mobilità. Questo divieto opera dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine del periodo di congedo obbligatorio, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino. Il divieto di licenziamento si applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo di paternità e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino. Il licenziamento intimato in violazione di tali divieti è nullo. Il divieto di licenziamento non si applica però nel caso di colpa grave da parte della lavoratrice che costituisce giusta causa di licenziamento. Non si applica nel caso di cessazione dell'attività dell'azienda a cui è addetta, non si applica nemmeno in caso di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per scadenza del termine, e non si applica nemmeno nel caso di esito negativo della prova. A garanzia della effettività di eventuali dimissioni della lavoratrice o del lavoratore che potrebbero essere coartati dal datore di lavoro, il testo unico dispone che la richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice o del lavoratore nei casi di maternità e paternità deve essere convalidata dai servizi ispettivi del lavoro.
Al termine del periodo di congedo obbligatorio di maternità, del congedo di paternità e degli altri congedi e permessi previsti dallo stesso testo unico, le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto al cosiddetto diritto al rientro. Questo diritto in cosa consiste? È un diritto di conservare il posto di lavoro, di essere adibiti alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti, di beneficiare di eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro previsti dai contratti collettivi, leggi o regolamenti che sarebbero loro spettati durante l'assenza. La parità di genere e le pari opportunità nel rapporto di lavoro. Evoluzione normativa. Garantire pari opportunità nel mercato del lavoro significa combattere ogni forma di discriminazione basata sul genere. L'articolo 37 della Costituzione ha sancito il principio fondamentale di uguaglianza fra i lavoratori dei due sessi. Sin dalla sua creazione, la Comunità Europea ha riconosciuto il principio della parità di retribuzione e su questa base ha sviluppato un insieme coerente di leggi mirate a garantire pari diritti in materia di accesso all'occupazione, formazione professionale, condizioni di lavoro e in materia di protezione sociale. I principi delle pari opportunità definiti nella normativa europea sono stati recepiti in Italia con il decreto legislativo 215 del 2003, il decreto legislativo 216 del 2003, la legge 67 del 2006, il decreto legislativo 198 del 2006, meglio conosciuto come codice delle pari opportunità tra uomo e donna. Il codice delle pari opportunità tra uomo e donna. Il codice, insomma, tale codice ha introdotto nel nostro ordinamento una normativa ad ampio raggio, finalizzata alla prevenzione e alla rimozione di ogni forma di discriminazione fondata sul sesso in tutti i campi della vita civile, sociale, economica, eccetera. Il codice stabilisce altresì che il principio di parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere assicurato in tutti gli ambiti, compresi dunque quelli dell'occupazione, del lavoro e della retribuzione. La tutela giudiziaria. Il legislatore ha stabilito che si può agire in giudizio per la dichiarazione delle discriminazioni, sia se poste in essere in violazione dei divieti, sia se verificatesi in relazione all'accesso al lavoro, alla promozione e alla formazione professionale e alle condizioni di lavoro, compresa la retribuzione, alla forma pensionistiche complementari collettive. La medesima tutela riguarda anche le azioni in giudizio nei casi di discriminazioni collettive. Il divieto di discriminazione per motivi di razza, di origine etnica, religione, convinzioni personali, handicap, età, orientamento sessuale. La tutela contro le discriminazioni si fonda essenzialmente sulla seguente normativa. Decreto legislativo 215 del 2003, dettante norme contro le discriminazioni per motivi di razza ed origine etnica. Decreto legislativo 216 del 2003, dettante norme contro le discriminazioni per motivi di religione, convinzioni personali, handicap, età e orientamento sessuale in materia di occupazione e condizioni di lavoro. Ai sensi dei sopraindicati decreti legislativi, distinguiamo le seguenti tipologie di discriminazione. Discriminazione diretta. Si realizza quando, per la razza o l'origine etnica o per religione, per convinzioni personali, per handicap, per età o per orientamento personale, una persona è trattata meno favorevolmente di un'altra. Discriminazione indiretta. Si realizza quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto, un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone di una determinata razza o d'origine etnica o che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, nonché le persone portatrici di un handicap, eccetera, eccetera, in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone. Questa è una discriminazione indiretta. Invece la discriminazione collettiva riguarda una pluralità di soggetti e si realizza quando non sono individuabili in modo diretto ed immediato le persone lese dalla discriminazione. La molestia invece consiste
in comportamenti indesiderati posti in essere per motivi di razza o di origine etnica, ovvero per religione, per convinzioni personali, per handicap, per età o per orientamento personale, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante ed offensivo. La tutela giudiziaria. Il procedimento antidiscriminatorio è così caratterizzato. Il lavoratore può ricorrere in giudizio per far accertare l'esistenza di un comportamento discriminatorio ai suoi danni, se fornisce elementi di fatto idonei a fondare in termini precisi e concordanti la presunzione dell'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta poi alla controparte convenuta in giudizio l'onere di provare l'insussistenza della discriminazione. Con il provvedimento che accoglie il ricorso, il giudice provvede sull'eventuale richiesta di risarcimento del danno, anche non patrimoniale, ed ordina la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio, ove ancora sussiste, nonché la rimozione degli effetti. Il giudice può ordinare la pubblicazione della sentenza a spese della persona condannata per una sola volta su un quotidiano di tiratura nazionale. Possono agire in giudizio anche le associazioni e gli enti impegnati nel campo della lotta alle discriminazioni e della promozione della parità di trattamento, e che sono inserite però all'interno di un apposito elenco. Possono agire in giudizio anche le organizzazioni sindacali e le associazioni e organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse leso.